Salve a tutti! Oggi parleremo, è venuto un nuovo video di Mite e Misteri Reali. Quest'oggi parleremo del caso del Bigfoot, che è il caso tuo ovviamente. Ora andiamo a vedere qualche video e ovviamente vi dirò se quel video è un fake oppure no. Allora, diciamo che il video che... i video che ho scelto sono due comunque, ed è questo di The Zapper, che sono 10 incontri con i Bigfoot. Quindi andremo a vedere questo video. Ok. Se questo è un buon YouTuber molto conosciuto, ho visto anche qualche suo video. Però andiamo avanti perché si perde solo in chiacchiere, se non che è tutto chiacchiere e basta. Cani illegali. Ci sono numerose storie di Ok. agenti appostati per controllare le rapine che assicurano di aver avvistato qualcosa di strano, identificato poi come il Bigfoot. Una delle storie racconta di un appostamento notturno durante il quale un agente dotato di visore a infrarossi No, ok, va bene, questa è tutta... eviterei di vedere questo suo video. Non volevo avere problemi con lui. Comunque, vediamo questo alla fine. Top 5 avvistamenti del Bigfoot presi da una videocamera di Mystery Channel. Avanziamo qui. Perfetto. Ok, questa canzone è senza copyright perché comunque lo uso anche io. Dico, non succede nulla quando lo vedono. Ah, ecco là sotto. Non si è vista molto, quindi penso che potrebbe anche essere un fake. Ci sarebbe di vederlo zoomato. Con lo zoom si capirebbe meglio se quello poteva essere veramente il Bigfoot oppure no. Ma dico, è tutto così? 2 minuti di video solamente con una ripresa? Ok, un'altra scena. Scusa, ma è tutto un video con questa qui qua? Ok, no, ci sono altri video, no, perché stavo rimanendo perplesso comunque. Ok, questa è una GoPro legata, penso, a un cane. Ok, questo sì che sembra più realistico con gli altri video. Sì, questo comunque è il classico video. Questo video comunque è stato il primissimo video di avvistamento del Bigfoot. E diciamo che anche con questo video comunque vi posso dire che questo video, ovviamente, in questo caso, rimarrà, ovviamente.
Perché finora comunque posso confermarvi che tutti, forse le riprese sono vere. Forse te ne era prima. Perché questa potrebbe essere anche la più inquietante, la più strana. Occhio, questo di qua non ricordo neanche questo avvistamento. E chiaramente questo è un video vero, non è un fake. Bel video comunque, complimenti Mr. Channel comunque. E allora, adesso vediamo questo. E quello dopo, e poi concludiamo. Ah, questo è preso da un telegiornale tipo italiano. Un programma di televisione italiano. Ma sarà il Bigfoot visto? Aspettate, ma non ho fatto caso, dura 44 minuti. No, no, no. Ok, vediamo questo, scusate. No, vediamo questo e concludiamo, secondo me. Questo potrebbe essere anche interessante. Mi sembra che si sente male quest'altro microfono. Ma non so, si sente un po' più male, forse è proprio il video. Non si è visto nulla. Ok, se avete visto qualcosa fatemelo sapere nei commenti perché non ho visto nulla io qui. Non so, io non ho visto proprio nulla. Ok, vediamo un altro video. Vediamo se c'è qualcos'altro. Ok, vediamo quest'altro. Video di Jolly Joker Official.
Ok, il microfono funziona, quindi vuol dire che era il video che deve che era in quel modo. Questo si sente. Cioè, non capisco, qui non succede neanche niente. No, ma invece succede qualcosa di strano, aspettate un attimo. Che questo potrebbe essere anche un fake, perché dall'apparenza può sembrare anche un costume volendo. Voi non lo sapete, ma in passato c'è stato qualcuno che si è spacciato per il Bigfoot e si è vestito come Bigfoot, ma non è il vero Bigfoot comunque. E niente, dai, diciamo che possiamo chiuderla qua. Ovviamente, lo sapete alla fine del video se ho confermato questo caso oppure no. E niente, se questo video vi è piaciuto, ti invito a lasciare un bel mi piace e di continuare a seguire questa serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!